pomeriggio e ben ritrovati. Lettera aperta della Premier italiana Meloni al suo partito Fratelli d'Italia. Basta con posizioni razziste o antisemite. Non c'è spazio per i nostalgici dei totalitarismi. I partiti di destra, dai quali molti di noi provengono, hanno fatto i conti con quel passato. E ora bisogna accogliere persone che arrivano anche da percorsi politici diversi da quello della destra storica. Il nostro compito, dice, è troppo grande perché si possa consentire a chi non ne ha compreso la portata di rovinare tutto. Non abbiamo tempo da perdere con chi non è in grado di capire cosa sia il nostro partito e quali siano le grandi sfide storiche della nostra storia. Una ondata di maltempo ha colpito nelle ultime ore il centro-sud Italia con forti piogge ed anche allagamenti. Il Dipartimento della Protezione Civile ha messo in evidenza l'allarme arancione per 9 regioni. Intanto un avviso di forti rovesci e temporali ancora sul nord Italia, in modo particolare Lombardia, Emilia, Romagna e Veneto. Gli europei di calcio, tra poco, ultima giornata degli ottavi di finale. Si parte con la sfida tra Romania ed Olanda. Entrambe vogliono scrivere la storia, così come Austria e la sorprendente Turchia. Nelle gare di ieri, vittoria ai calci di rigore per il Portogallo, vincente 3-0 con tre parate del portiere Diogo e della Francia di misura sul Belgio per 1-0. È tutto, grazie per averci seguito. La nostra informazione torna domani mattina. Buon proseguimento di serata.